Non lo so, vabbè, dimmi. Vabbè, allora vediamo subito il sentiment, così vediamo qual è la sua percezione sul web. Vabbè. Vediamolo insieme. Eccolo! È buono, è buono. C'è un 20% che l'apprezza particolarmente e lo spicchio rosso è molto piccolo, quindi devo dire che è un buon sentiment. Mamma mia! Ma volevo aggiungere una cosa. Sa che le foto che noi postiamo di noi stessi sui social raccontano un po' la nostra percezione, quello sì. che pensiamo di noi a chi ci guarda. Talvolta è per questo che è molto interessante invece vedere le foto che ci scattano gli altri o i ritratti che ci fanno gli altri, perché raccontano comunque un punto di vista inedito. Io oggi ho portato questa cosa qua e abbandono la postazione digitale per andare analogico. Perché? Perché a volte le emozioni si esprimono meglio con carta e penna che non con un computer. Che succede? Ma qui, ragazzi, è sceso da... Sono sceso. Diciamo che succede o per ballare o per altre cose, ma oggi succede per un altro motivo. Aiuto. Ho un piccolo regalino per lei. Perché qui... Mi alzo? Sì, va bene. Va bene. Qui c'è il ritratto che le ha fatto una persona che la conosce a fondo. La conosce molto bene e sono proprio curioso di sapere come si vede da questo ritratto. Lo devo aprire? Sì. Ma, cose. Ragazzi, ma... È uno spazio autonomo, ah, che bello! Allora... Ti possino! Ce lo fate, possino. Ce lo fate vedere anche a noi! Lorena, questo... puoi spiegarci? Questo me l'ha fatto Estelle. Rappresentato... Aspettate, vediamo, ve lo faccio vedere a tutti voi. L'ha fatto... Ma perché eccolo. Ce l'ha restuccia? Eh? Perché ce l'ha restuccia? Perché ho analizzato molto bene il profilo di Lorena, l'ha pubblicato tempo fa e ovviamente guardando tutto il suo profilo mi sono fermato qui e devo dire che è il posto più bello forse della sua bacheca. Grazie. No, i capelli che... Ma scusami Lorena, la notizia è che anche Restuccia ha un cuore. È vero, eh? Sì, ma non ti grande. Ci abituare. Secondo me perché è Natale. Però ve lo devo dire. Restuccia! Lorena, siete Lorena, scorretti vieni voi, qua. Eh? Tu, voi siete scorretti, perché? Eh? È perché qua fate fra un po' di emozioni. Senti, ti do il mio cuscino, vieni qua, grazie. Mettiti accanto a me.